Le famiglie delle vittime hanno patito e ancora patiscono le conseguenze più dolorose di questa tragedia, non soltanto per la perdita dei loro cari, ma anche per la negazione per lungo tempo del loro diritto a conoscere la verità. E questo ancora oggi rende impossibile elaborare un lutto così profondo. È dunque un dovere ricordare questi morti, come ha ricordato il sindaco di Bologna. Nel giorno di tuttavia il sacrificio di 85 persone innocenti è servito a rendere più forte la nostra democrazia, non più debole. Non c'è paese in Europa che abbia dovuto subire come l'Italia, la dopoguerra fino ai nostri giorni, una serie impressionante di complotti eversivi, di strati ad opera del terrorismo e della criminalità organizzata e di violenze di carattere politico. Eppure l'Italia è anche il paese che, nonostante tutto, nonostante le divisioni ideologiche, ha saputo trovare sempre le forze, le energie morali e politiche, il sentimento di unità nazionale capace di respingere tutti gli attacchi portati alla nostra democrazia. La seconda guerra mondiale è faticosamente cresciuta grazie all'impegno di tutti gli italiani e grazie al lavoro dei partiti popolari e democratici, dei sindacati, che hanno raccolto le speranze di bisogno di cambiamento e di rinnovamento della società italiana. Anche oggi, nonostante il perdurare di una dialettica politica ancora segnata dalle ideologie e dalla contrapposizione pregiudiziale che voi testimoniate oggi, dobbiamo nonostante tutto contribuire ancora a rafforzare la democrazia e la libertà, soprattutto nella coscienza delle nuove generazioni, in particolare attraverso l'esempio e la testimonianza che anche oggi offro del dialogo rispettoso e della convenzione delle ragioni di tutti. Non è la possibilità di giudicare senza nessuna ragione, senza nessuna giustificazione. E se oggi sono qui a ricordare e per chiedere che siamo degni del sacrificio delle vittime della strada di Bologna. Ci formano come diceva Piero Calamandrei, riguardo ai caduti della Resistenza. Io, cari amici, vengo al comune di Cristallo, il comune della strage di Padre San Lorenzo, dove sono morte 400 persone. Io posso solo dire che la democrazia è la libertà. Il comune di Cristallo, per Andrei, come un tribunale invisibile di fronte al quale dobbiamo rendere conto oggi delle nostre azioni, dei nostri comportamenti, che sono davvero degni e coerenti rispetto agli ideali di libertà di chi è morto per la democrazia. Alle ore 11:15 quello di Berlusconi per piazzare per Gran Premio.